E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, lo so Jurassic 410. E oggi siamo qua in questa nuova serie, This War of Mine Stories. Allora, è un po' che ho questo gioco in realtà, sarà dal 2015-2016 che ho questo gioco. L'ho giocato solo una volta all'inizio, quando era ancora in beta. Quindi ho deciso di portarlo perché in realtà quando ho giocato al tempo era carino. Adesso ho visto che hanno aggiunto appunto queste storie e quindi giochiamolo insieme. Ok, primo giorno. Vediamo com'è questo gioco. Ok, allora questo gioco parla della guerra. E fin qua, lo so, fin qua è rimasto uguale. C'è in corso una guerra e noi dobbiamo sopravvivere. Fin qua è molto molto easy. Le musiche sono molto fighe. Adesso c'è da dire. E vediamo com'è questa storia qua. Tra l'altro non penso ci sia il doppiaggio, quindi farò la voce io. La mia bellissima voce sarà la voce dei personaggi. La famiglia di Adam non è riuscita a fuggire in tempo dalla città, ma è riuscita a cavarsela in qualche modo, nonostante l'assedio, fino al giorno in cui la moglie di Adam si è ammalata. Senza le medicine, Barbara è morta. Dopo la morte della mamma, Amelia è diventata introversa e ha smesso di parlare. Poi si è ammalata. Una notte un'esplosione ha fatto tremare l'intero palazzo, ma sono riusciti a sopravvivere per fortuna. Adam ha portato Amelia nell'altra ala dell'edificio, nel disperato tentativo di salvare sua figlia. Ok, quindi questa è l'introduzione. Quindi Adam, andrà tutto bene Amelia, qui saremo al sicuro, te lo prometto. Ok. Allora, qua c'è un bio lampeggiante che schiacciamo. Adam, sembra ieri che ho seppellito Barbara e adesso sta male anche Amelia. Questa maledetta guerra non mi porterà via la mia figlia. Non lo permetterò, troverò il modo per salvarla. Ok, giorno 1. Questo posto sembra abbastanza sicuro, ma devo essere certo. Devo cercare cibo e medicine per Amelia in tutte le stanze. Ne abbiamo bisogno disperato, la mia povera piccola. Non posso perdere anche lei. Ok. Adam è un abile rovistatore e bevitore di caffè. Perfetto. Ci ha dato la missione sostanzialmente. Ok, adesso riposa, devi recuperare le forze. Ci ha dato la missione, dobbiamo frugare sostanzialmente. Io darò un'occhiata intorno a casa per vedere se trovo qualcosa. Ok, perfetto, perfetto. Non mi allontanerò, non temere. Tornerò presto a vedere come stai. Adesso riposa. Ok, allora frughiamo in giro. Qua c'è un disegno. Ok, sono loro tre sostanzialmente. Lui, la bambina e la mamma morta. Ok. Amelia e il suo amore per i disegni. Anche quando non ha i colori, trova sempre il modo. Ok. Frughiamo. Ah, qua ci stiamo sedendo. Ok, no, non è quello che volevo fare. Allora, la visuale si sposta toccando i lati dello schermo. Perfetto. Vediamo qua. Ok, c'è una lettera sul pavimento. Adam, anche se le cose non sono mai andate benissimo fra di noi, siamo comunque fratelli. Eri troppo orgoglioso per venire a vivere da me quando casa tua è stata distrutta. Prova almeno a essere razionale adesso. Si parla di un corridoio umanitario che verrà aperto presto e verrà data priorità agli adulti con bambini. Amelia è la nostra occasione per uscire da qui. Non vuoi salvarla? Ok, mi sono completamente dimenticato di questa lettera, il mio maledetto fratello. Ok. Va bene. Allora, giù non possiamo andare a quanto pare. No, non è vero, possiamo andare, anche se non ci sono le scale. Ok, povera bambina, ti amo così tanto. Ok, allora diamo una frugata qua. Vediamo cosa troviamo. Ok, abbiamo trovato dei materiali. Ok, componenti e acqua pulita. Vai, prendiamo tutto. Ok, possiamo uscire. Possiamo uscire. Ok, cosa abbiamo qua fuori? Niente a quanto pare. Va bene. Ok. Comunque abbiamo la possibilità di uscire. Quindi ok. Allora, abbiamo una lavatrice là sotto, andiamo a vedere. Poi andiamo sopra, che ho visto che sopra c'è della roba in cui frugare anche sopra. Va bene, tieni duro amore, fra poco troverò qualcosa da mangiare. Va bene, abbiamo altro materiale. Ok. Qua frughini frugoni.
Oggi non è, se solo avessi qualche tipo di pala. Ok, preferisci avere una pala. Ok, allora lasciamo stare, veniamo dopo qua sotto. Ah, qua fuori possiamo uscire, sì, però abbiamo anche qua bisogno di una pala. Ok, allora andiamo sopra. Non sopra, vediamo, apriamo questo armadietto qua. Allora, più o meno mi ricordo come giocare. Mi fa. Non mi piace più di tanto in realtà che non abbiano messo il tutorial. Forse avrei dovuto giocarlo io prima un attimino, però prendiamo così. Più o meno mi ricordo com'è il gioco, quindi più o meno so come fare. Allora, qua cos'è che c'è? Questo è un posto perfetto per costruire un ponte di fortuna. Potrebbe aiutarmi a raggiungere il mio vecchio appartamento. Magari dopo il bombardamento si può ancora salvare qualcosa. Ah, ok, perché questo qua è l'appartamento. Ah, ok, che è stato esploso. Ok, quindi magari troviamo anche qualcosa della bambina, magari da dargli per tirargli su un po' di morale. Una porta chiusa a cavo, magari c'è il tipo. Ah, ci sono delle medicine. Ok, è chiusa. Quindi bisogna trovare il modo di aprirla. Ok, allora facciamo così. Andiamo qua un attimo a frugare. Frughiamo qua. E vediamo poi cosa se possiamo craftare qua. Ah, possiamo guardare anche la radio. Vediamo se possiamo craftare qualcosa però prima. Per sicurezza, così almeno vediamo se possiamo fare qualcosa. Ok, questo è uno strumento. Grimaldello. Ah, ok, abbiamo un grimaldello che possiamo usare qua sopra. Lo userei allora. Così almeno qua ci servirebbe anche qua sopra in realtà, però apriamo sta porta e vediamo dove ci conduce questa porta. Ok. Allora, frughiamo qua. Ah, è questa qua sopra un'altra porta, però mi sa. Vero? Ok, questi qua non li leggerò, ok? Leggo solo quelli a tutto schermo, che okay, questo qua è bloccato, vediamo se qua per puro caso abbiamo un altro grimaldello. Vediamo, abbiamo un altro grimaldello. Ok, sembra che l'abbiano fatto apposta. Quindi in realtà probabilmente un po' di tutorial c'è comunque. E questo ci sta. Direi che va bene perché mi ricordo qualcosa, non tuttissimo però. Ok, finalmente un po' di cibo. Adesso posso far da mangiare a Amelia. Ok, quindi dobbiamo far da mangiare a Amelia. Ma possiamo cucinarlo in qualche modo? Glielo diamo così crudo. Allora, vediamo cosa possiamo craftare. Allora, possiamo craftare un letto, va bene, possiamo craftare un fornello e il laboratorio dei metalli. Filtro anche, possiamo fare anche una distilleria, collettore di acqua piovana. Boh, io farei un fornello intanto. Così almeno possiamo far da mangiare alla bambina. Almeno così possiamo iniziare a fare qualcosa. Ce la facciamo prima che termina il giorno. Dovremmo farcela. Ok, lei ha qualcosa da dirmi in bio? Vediamo. Amelia è sempre stata una bambina tranquilla che preferiva disegnare e sognare a occhi aperti piuttosto che giocare con i suoi amici. Ma dopo la morte di sua madre ha smesso di parlare, limitandosi a rispondere con gesti della testa alle domande del padre. Si è ammalata e ha urgente bisogno di medicina. Ok, ha fame e è gravemente malata. Molto bene. Lui invece è solo triste, beh, giustamente, nel senso, è appena morta la sua moglie e madre di sua figlia, quindi ha senso. E vediamo cosa possiamo cucinare. Allora, vediamo se possiamo fare qualcosa. Non possiamo fare niente perché serve del fuoco. Proviamo a produrre. Vediamo se riusciamo a perdere già il primo giorno, eh. Vediamo se riusciamo a fare questa bellissima cosa. Allora, un fuocherello ce l'abbiamo, ne produciamo un altro, così possiamo cucinare. E cuciniamo qualsiasi cosa possiamo cucinare in realtà. Una cosa qualsiasi di questa. Ok, carne e acqua, possiamo fare cibo cotto che ne dà due porzioni, però consuma di più. Beh, possiamo fare. Facciamo questo. Facciamo il doppio cibo cotto. Ok, questo pulsante qua non so cosa sia, quindi non lo premo. Adesso vado a dargli da mangiare. Adesso andiamo a dargli da mangiare alla bambina. Dai, andiamo a vedere cosa fa. Possiamo anche zoomare, non tantissimo. Ah, è uscito qualcosa nell'aggiornamento della biografia di Adam. Ok, vediamo.
Allora, giorno 1, sono felicissimo di aver trovato il cibo per Amelia. Mi si spezza il cuore quando ha fame. Dovrò uscire e trovarne ancora. Quando il grosso del combattimento sarà terminato. Ok. Quindi possiamo uscire. Mi sa che non possiamo allora uscire in questo giorno qua. Vabbè, lo facciamo quando possiamo. Ok, questo che cos'è? Proviamo a schiacciarlo. Cosa fai? Ah, ok, la tocchi per vedere se la fede sta male. Ok, ci servono delle medicine in sostanza. Questo è quello che ci sta dicendo. Devo trovare rapidamente le medicine. Ok, esatto. Vediamo se possiamo uscire la notte. Ok, non posso lasciare la meglio da sola. Se qualcuno entra nel nostro rifugio, devo proteggerla. Ok. Possiamo anche uscire in realtà. Però lui preferirebbe stare a casa, quindi facciamo la guardia. Rimaniamo a casa per adesso. Tanto abbiamo ancora un po' da esplorare. Ok, sta una notte tranquilla. Ok, la notte era calma se si esclude l'eco degli spari in lontananza. Speriamo che rimanga così. Va bene, va bene. Ok, hai fame, sei triste, sei un po' stanco. Lei ha fame, beh, può aspettare. Allora, c'è qualcuno? Per favore, qualcuno risponda. Ok. Vorrei anche sentire. Mia figlia è molto malata, ci servono bende e medicine. Ok. Ok, nessuno ha risposto. Perfetto. Perfetto. Allora, vediamo. Il caffè sta entrando sempre più raro. C'è la serata di più raro. Non è diventato un momento il prezzo del caffè, ma il caffè nero. Ok. Abbiamo altre notizie? Ok, vabbè, questa qua è... Ok, non c'è niente di interessante in realtà. Allora, non possiamo, almeno non possiamo fare una pala, quanto ho capito, mi sa. Perché secondo me ci serve questo che non possiamo più fare, perché l'abbiamo già sprecato. Ponte di fortuna, 25 componenti e assi. Ok, allora rovistiamo qua. Lo stesso, anche se ci mettiamo un sacco di tempo, rovistiamo comunque. Qua sopra, dall'altro, non si può andare a quanto pare. Cioè, c'è una. Ci siamo già stati. In realtà, scusatemi, ho sbagliato io. Pensavo fosse un piano ancora più sopra. Ok, lui intanto rovista. Lei non si può alzare, vero? Lei non si può alzare, ok. Perché nel gioco originale mi pare che potessi usare più personaggi per fargli fare più operazioni contemporaneamente. Ok, lei però non si può alzare. E fin qua, va bene. Allora, ci serve altro cibo. Quindi in realtà mi sa che siamo costretti a uscire, perché abbiamo ancora una tazzina. Ah, lui può resistere ancora un giorno. Lei... c'è un tizio fuori. C'è un tizio. C'è qualcuno alla porta. Andiamo a aprire la porta. Allora, vediamo cosa ci dà. Cosa ci dice. Ciao. Cosa hai deciso? Cosa? Ah, medicina? Mia figlia è molto malata, mi servono le medicine. Ok. Ok, dimmi di più. Oh, tu sei il tizio della radio. Ok. Sì? Sì, hai delle medicine? Lui mi dirà: no, non ce le ho. È difficile procurarsi le medicine, amico. Lo sapevo. Ok. Ti prego, è tutto quello che ho. Ok. Posso darti qualcosa in... cioè, ce le hai o non ce le hai? Capisco, farò quel che posso, ma non ti posso promettere nulla. Mi sono quasi fatto sparare per venire fino a qui. Ok. Va bene. Quindi ci provi in sostanza. Va bene, dai, ci sta. Tra l'altro, questi dialoghi qua, guardate quanto sono lunghi. Abbiamo finito la legge da 20 minuti e sei ancora lì fuori. Va bene, ah, e te ne vai via così, perfetto. Ok, allora vai tu, con... tu torna sotto. E... qua c'è qualche aggiornamento nella sua bio, no? Ok, tu torna sotto e mi sa che questa notte però dobbiamo uscire per forza. A sto punto. Perché altrimenti non ci va. Almeno che troviamo del cibo qua. Se troviamo del cibo qua dietro, forse siamo salvi. Allora, una cosa che so è che dobbiamo raggiungere sta parte qua. Anche se non mi sembra ci sia molto, No, qua sotto c'è un sacco di roba invece. Forse se andiamo lì sotto troviamo un sacco di roba.
Quindi dobbiamo prima o poi andarci. Ok, mi servirebbe una pala. Ok, abbiamo un grimaldello che potrebbe essere utile. La porta qua era bloccata, non mi ricordo. Ah, abbiamo un cane di peluche, morbido come mio per bambini, sembra quasi nuovo. Amelia ha sempre amato i cani, adorerà averne uno. Ok, diamogli il peluche, il peluches. Ok, vediamo. Non penso cambi nulla, però intanto ha un peluche. Caricamento della biografia di Adam. Giorno 2. Amelia era felicissima quando ho dato il peluche. Il sorriso sul suo volto mi scioglie il cuore. Vorrei che avesse più motivi per sorridere, ma in queste circostanze. Sì, hai ragione, Adam. Adesso c'è la scenetta. Avviciniamo un po' la visuale così la vediamo bene. Guarda cosa ho appena trovato, un cagnolino di peluche. Guarda com'è carino e adorabile. Prenditi cura di lui mentre papà si prende cura di te. Va bene. Ok, allora, qua sotto abbiamo trovato il peluche in realtà, però poca roba. Ok, lei abbraccia il suo peluche e sembra tranquilla. Aggiornamento biografia? No. Ok, proviamo a ravanare qua e vediamo se riusciamo ad andare da qualche parte. Non penso, non penso che riusciamo a fare qualcosa perché qua non ci so. Ci vuole una pala, lo so. Purtroppo la pala io non posso fartela. Non abbiamo materiale. Per trovare materiale probabilmente dobbiamo uscire all'aperto. Eh sì. Che sicuramente mi serve questo, mi servono i componenti. Niente, scaviamo, cerchiamo e vediamo cosa fare. Mi piacerebbe tanto uscire la prossima notte, ma non so se. Ah, la possibilità ce l'ho, perché anche prima mi ha dato la possibilità. Però non so se voglio farlo. Perché c'è la bambina, cioè nel senso, la lasciamo effettivamente da sola se andiamo fuori a cercare risorse. Quindi, boh, non lo so. Vediamo cosa fare questa notte. C'è qualcuno che bussa alla porta. Ho portato le medicine che volevi. Facciamo uno scambio? Vengo subito. Eccomi. Mi sono costato un occhio alla testa, ma le medicine che hai chiesto. Ok. Le medicine. Medicine hanno un sapore terribile, ma se ti ammali possono salvarti la vita. Ok, io non ho grandi robe però. Ho un pezzo di gioielleria in realtà. Stai scherzando, voglio vedere altro. Ti basta? Non basta, riprova. Affare fatto. Non so se. Aspetta, se riusciamo a risparmiare un po' di materiale. Non basta. E gli diamo. Questo posso toglierlo. Ok. Roba troppo comune. Non molto interessante. Gli diamo. Va bene. Facciamo così: prendiamo le medicine. Mi servirebbe anche del cibo in realtà. Però. Non penso di poterlo comprare con la roba che ho al momento. Allora, intanto affare fatto. Mi trovi qui se hai bisogno d'altro. Ok. Allora, vogliamo a fulmine dare le medicine alla bambina. Vediamo cosa cambia. Secondo me, visto che è gravemente malata, non cambia. Ok, ti ho dato le medicine. Adesso andrà tutto bene. Vediamo la biografia di Adam. Giorno 2. Grazie al cielo, finalmente ho trovato delle medicine per Amelia. Spero che servano. Devo comunque trovarne altre il prima possibile. Esatto, perché da quel che ricordo, quando è, cioè, malata, gravemente malata, quando gli dai medicina dovrebbe andare da gravemente malata a malata, in teoria. Non sputarla, sua non è buona, ma ti farà sentire meglio. Ok. Quindi bisogna trovare altre medicine. Sì, lo so che non è giusto che mia mamma non sia qui con noi. Ok, non è simpatico.
sì, Amelia, so che non è il prossimo Drabble insieme. Dai, lo so che sei, ti ho già aperto. Ti ho già aperto. Cosa mi dici che il sacco sei lì? Lo so che sei qui. Ti ho aperto, ti ho comprato le medicine, lo so anch'io che sono qui fuori. Ok, stanotte mi sa che però dobbiamo uscire, perché non abbiamo cibo. Non possiamo scambiare niente perché non troviamo niente qua. Quindi possiamo rovistare nella casa del fratello o nel condominio distrutto, il nostro rifugio. Inaccessibile a causa degli scontri. Ok, possiamo andare qua. Una quantità limitata di materiali, una quantità limitata di parti. Ok, non posso lasciarla. Invece non me lo lascio fare. È un problema grosso, gigante, enorme. Perché non ho più cibo. Ok, la notte è uguale a ieri, è stata tranquilla, calma, molto stanco, vai qua. No, devi andare su dalla bambina, va bene. Ok, chiedi altre cose, ok. Lei intanto come sta? Gravemente malata. Ok. Qualcuno mi sente, mia figlia sta male, non è servita a niente la medicina che le abbiamo dato, quindi guarda, sono molto molto felice, proprio veri veri happy. Qualcuno mi aiuti, per favore. Ok. Allora, alla fronte che scotta, devo trovare delle medicine. Lo so, ma se mi impedisci di andare fuori è complicato, perché se non posso trovare materiali, capisci bene che metti un po' in difficoltà. Ha fame ed è molto stanco. Ha molta fame. Ok, dopo gli diamo da mangiare a lei. E noi non mangiamo, però noi siamo molto stanchi. Dobbiamo dormire, ma non possiamo perché non abbiamo un altro letto. Adam, dobbiamo parlare. Chi è? Chi sei? Chi sei? Sei il fratello? Perché ti nascondi? Ah. Ascoltami per favore. Va bene, parla. Prego. No, di nuovo tu, te l'avevo già detto. Possiamo parlare, fratello? Sì, è il fratello, ok. Adam, prendi Amelia e andiamo. Il nostro biglietto è per uscire di qui. Ok, questo avrebbe senso. Perché come ha scritto nella lettera dovrebbero stare all'esterno una specie di ospedale. Questo corridoio umanitario di cui ti ho parlato, siamo fortunati, fratello, danno la priorità ai genitori con bambini. Effettivamente qui non ha tutti i torti. Adesso vediamo perché lui non vuole andare. Perché non vuoi andare, Adam? Dai. Non è il tuo biglietto, è mia figlia. E adesso, e non potrebbe sopravvivere come sta adesso. Dovrei portarla in braccio e fermarmi spesso. Ci ammazzerebbero prima di arrivare da qualsiasi parte. Anche questo è vero. Sempre pessimista, sono sicuro che ce la faremo. E lei è l'unico modo che abbiamo per uscire da questo inferno. Ascoltami. Pronto a rischiare la sua vita? Voglio solo che usciamo da qui. Non è la stessa cosa che vuoi anche tu? Perché Amelia sia al sicuro? Se hai troppa paura, la porto io. Ascoltami bene, toccala e ti ammazzo. Ok, non voglio più rivederti qui. Ok. Allora, Adam, giorno 3. Il pazzo mio fratello può anche farsi ammazzare, ma non rischierò la vita di Amelia portandola nel mezzo della zona di guerra. Troveremo il corridoio una volta che i combattimenti più duri saranno terminati. Ok. Va bene. Amelia, dobbiamo andare da mangiare. Ok, quindi quello lì è il fratello. Vorrebbe portare Amelia con sé per poter accedere al corridoio umanitario, perché a quanto abbiamo capito, chi ha i bambini ha priorità a passare. E questo è ok. La cosa però che mi sta facendo un attimino pensare è che, tra l'altro, qua c'è uno morto, visto. Ok. Secondo me succederà qualcosa di brutto. Nel senso che il fratello verrà a prendersi Amelia. Questo secondo me è quello che succede, perché da come ha parlato questo è quello che si è capito. E potrebbe succedere stanotte, oppure tornare a farlo adesso. Non lo so. Sta di fatto che noi siamo molto stanchi, non possiamo dormire, non possiamo uscire. È un po' complicato. Allora, qua possiamo entrare. Secondo me, purtroppo, non possiamo neanche entrare qua. Non abbiamo più il grimardello, mi sa. Vediamo.
No, l'abbiamo venduto il grimaldello. Questo è un problemino effettivamente a cui non avevo pensato. Vabbè, vediamo se possiamo riuscire a entrare. Secondo me purtroppo no. È sbarrata dall'altro lato. Devo provare dall'altro lato. Mi serve per forza il ponte, quindi. Ok, allora diamo il cibo a Amelia. Allora. E vediamo cosa possiamo craftare. Penso niente purtroppo, no? Vai, dagli il cibo. Penso niente purtroppo. Guarda piccola, ho trovato del cibo. Lo so. Avresti fame anche te, veramente. Però so che stai male, non ti va di mangiare, ma devi farlo se vuoi tornare in forza. Questo è vero. Tra l'altro, scoperto adesso. Sì, brava la mia piccola, mangia, presto starai meglio. Ho scoperto adesso che se clicchi va avanti col dialogo. Sono un genio. Però vabbè, dai, fagli. Tocca. Ok, è ancora gravemente malata, però, non è servita a niente la medicina. Cercherò di trovarti dei colori. Ok. Va bene. Qua non possiamo più trovare niente, giusto? No, a quanto pare no. Ok, sentiamo un attimino la radio cosa dice. Penso niente come l'altro giorno, però. Ok, qua si sta parlando. Grazie alle pressioni della comunità internazionale e forze governative, apriranno un corridoio umanitario temporaneo per i civili nella stessa città asiatica di Polgaren. Date e luogo precisi non sono ancora stati resi noti. Daremo più dettagli appena saranno disponibili. Ok. Quindi non si sa ancora se lo aprono effettivamente. Si sentono note in una melodia classica. Sì, è vero. C'è qualcuno che parla? Si capisce poco. C'è qualcuno che parla qua? Ok. Ok, vediamo cosa possiamo craftare. Sì, possiamo craftare qualcosa. Possiamo craftare una sedia. Non penso sia utile. Io sinceramente non penso di avere altro da fare qua. Cioè, non posso fare niente al momento. Lei ha mangiato, ha fame, però non ha molta fame. E terminiamo il giorno allora. Perché non saprei cosa fare. Ah, possiamo rovistare o fare la guardia. Rovistare, non ci provo neanche, rimaniamo a casa. Quarto giorno. Ok. È successa una cosa terribile. Amelia. Giorni passati a prendersi cura di Amelia senza riposare hanno avuto il loro tributo. Adam è svenuto per lo sfinimento. Quando ha ripreso conoscenza, si è reso conto che il letto era vuoto. Amelia non si trovava da nessuna parte. Ecco, lo sapevo. È successo esattamente quello che ho previsto. Sicuro è arrivato il fratello di Adam e l'ha presa su. Sicuro. Certo. Amelia, Amelia, dove sei? Ada qua, Ada, c'è una cosa qua fuori, saranno le impronte, sicuro. Devo aver perso conoscenza per lo sforzo. Sì. Ok, cos'è successo qui? Guarda qua che magari lo scopriamo, eh. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Mio fratello deve averti presa, lo ammazzo. È quello che sto pensando anche io, Adam, eh. Se ti rende più, meno triste, meno depresso. Anche secondo me. Niente segni di lotta. Conosceva la persona che l'ha presa. Ok, biografia. Giorno 4. Dov'è Amelia? Non ricordo nulla della scorsa notte. Devo aver perso conoscenza per lo sforzo. È andata da qualche parte? Qualcuno? Qualcuno l'ha presa? Devo trovare mia figlia. Ok. Allora, andiamo a vedere le impronte che ci sono qua fuori. Non c'è tempo da perdere, devo trovarla. Va bene. Vai a fulmine qua sotto. Allora, qua ci sono delle, secondo me, delle impronte. Anche se non si vedono in realtà, però. Impronte di un uomo adulto. Mio fratello l'ha fatto davvero. Devo andare da lui. Che gioia. Ma che gioia. Comunque, facciamo una bella cosa. Adesso che siamo nati qua, direi che è il momento di. Da Jurassic Park 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti.
Mi raccomando di attivare la campanellina per appunto ricevere le notifiche dei nuovi video, per sapere quando uscirà il prossimo episodio. E noi ci vediamo direttamente al prossimo video. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti, fatemi sapere se questa serie vi piace. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!